No, abbiamo detto qualche mese fa dell'invasione che c'è stata, dei ritorni dal nord e compagnia bella. Bene, perfetto, ok. Ma adesso qualcuno il problema se lo vuole porre, cioè è chiaro che ci sono praticamente migliaia, non di lucerini, ma di lucerini sicuramente diverse decine o qualche centinaio di persone, di adulti, di ragazzi, di gente che lavorava e che è rimasta bloccata fuori. Bisogna o non bisogna programmare seriamente con un piano preciso, con tutte le precauzioni del caso, un rientro di questa gente? O pensiamo che quello che è stato praticamente fermato il lavoro, non lavora più, è stato praticamente licenziato, non ha più un euro perché non ha più un euro e lo lasciamo lì, tanto a noi che cazzo ce ne frega? So di ragazzi, ad esempio, perché dopo una certa data, ad esempio, la Regione Lombardia ha bloccato gli stage, ok? E ragazzi che sono bloccati lì e che non percepiscono un centesimo e che hanno dei costi importanti da sostenere e nessuno se ne occupa e si preoccupa. C'è qualcuno, e quindi ecco qui, ognuno per le proprie conoscenze, vogliamo metterle in evidenza queste cose qua e quindi programmare in qualche maniera un rientro di questa gente a giugno, miei cari. Quando chiuderanno le scuole, le centinaia o migliaia di docenti, di professori, di insegnanti che ahimè sono dovuti andare al nord per trovare lavoro, non per andare a rubare, non per andare a fare chissà che cazzo fare, no, ma per cercare di guadagnarsi la pagnotta, beh, vogliamo creare le condizioni affinché questi, come hanno sempre fatto gli altri anni, con le dovute precauzioni, insisto e sottolineo, lo metto in una cornice grande questo, e con la dovuta sicurezza, e quindi significa programmazione, possano ritornare. Questo significa, perché no, visto che ci stiamo preoccupando di dare aiuto a tutti quelli che non ce la fanno, magari sono assolutamente insufficienti. Ma ripeto, è bloccata la questione del turismo. Beh, a Lucera ci sono ad esempio 1.000 posti letto. Non è anche quello un sostegno alla economia? Ma questo vale per Lucera, ma può valere dappertutto. E quindi si fa un favore, tra virgolette, dando un aiuto a quelle imprese, ma soprattutto dal punto di vista sanitario si fa una programmazione seria, si prendono queste persone che arriveranno perché dovranno arrivare, si mettono in queste strutture e gli si fa fare la quarantena nelle strutture separate dalla famiglia. Mica possiamo impedire a questi qua praticamente a vita di restare, ma soprattutto c'è la possibilità. Si tratta, vedete, di lavorare, di programmare e di fare le cose per bene, magari non 14 giorni di quarantena. Magari 30 giorni di quarantena, perché poi chi vuole sa che ci sono dei sacrifici da fare, perché se no si può stare tranquillamente dove sta, perché i 14 giorni di quarantena ormai l'abbiamo capito tutti quanti che non valgono assolutamente a nulla e quindi vogliamo insistere e continuare a perseverare sugli stessi errori che sono stati compiuti finora. Bene, lo fate pure. Ma dovete sapere che ve ne assumete la responsabilità, soprattutto quella morale, perché della legge terrena non ho grande, come dire, fiducia, ma spero in quella divina. Spero sempre in quella divina. E quindi sarebbe utile e opportuno programmarla sta roba qui, perché poi sapete cosa succede? Che sicuramente ci potrà essere quello che. Beh, o per una necessità estrema o per qualsiasi altra cosa, e beh, si muove lo stesso. E magari con il problema e te lo porta in casa. Mentre se si fa una programmazione seria, cioè, scusate, qua si sente parlare di ripartenza, bene, ma la vogliamo programmare seriamente questa ripartenza? O vogliamo fare una ripartenza, e si salvi chi può?
Spero di no. Per fare ciò c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di idee, c'è bisogno che qualcuno pensi a queste cose qua. Io nel mio piccolo mi permetto di dargli questi suggerimenti. Se tutti quanti noi insieme facciamo questo passo qua e soprattutto lo riportiamo a chi ha il potere decisorio, forse facciamo il nostro dovere, il nostro lavoro, perché se no non abbiamo fatto assolutamente né il nostro dovere né il nostro lavoro. E quindi io, questa è un'altra questione che a breve sottoporrò a chi ha il potere di decisione, ripeto, con la massima tutela, con la massima garanzia, ma non possiamo pensare di aver abbandonato gente al loro destino, perché c'è gente che non ha più un euro in tasca, e vivere in un altro paese senza un euro in tasca, beh, qui magari hanno una rete familiare, qui hanno, nessuno se ne importa, nessuno se ne interessa. Mi ha telefonato uno che sta in Emilia Romagna, l'avanzata Emilia Romagna, con una rete sociale importante, e beh, non essendo residente lì, perché uno che è andato lì per lavoro e poi praticamente ha chiuso dove lavorava, non ha, dopo un mese che è arrivato, quindi praticamente non ha fatto manco in tempo a mettersi da parte nulla, è rimasto con il culo per terra. E cioè gli mandano da qua qualcosa, cioè quello è andato là nella speranza di mandare qui qualcosa, oggi quello è costretto a chiedere qui per andare avanti lì. La politica si deve occupare di questo o delle puttanate? Perché a mio avviso è di questo che si deve occupare la politica, se fatta davvero nell'interesse della gente. Se poi si vuole fare fine a se stesso, al proprio tornaconto personale politico, beh, accomodatevi pure, ma è una cosa che a me non appassiona minimamente, né mi appassiona né mi interessa. Un ringraziamento grande lo voglio dare ai tanti imprenditori di Lucera, ai tanti che hanno donato qualsiasi cosa per sostenere la gente che non ha oggi. E vedete, è vero, ci sono tanti approfittatori, ce ne sono tanti, ma ce n'è tantissima invece che ha una dignità estrema, enorme, e che andiamo anche a scovare nelle case. Facciamo anche questo, li andiamo a scovare nelle case. Io voglio dire grazie a quelli che danno sostegno a queste iniziative messe in campo, perché senza del loro aiuto, senza della loro generosità, noi queste risposte non le potremmo certamente dare. Quindi veramente grazie, grazie di cuore. Poi voglio dire, è chiaro, no? Ci può stare quello là che prende i buoni pasti e prova ad andare a comprare le sigarette? Beh, che lui vada a provare a comprarle ci sta, ma quello che vi posso garantire è che quel tabaccaio, se gliel'avesse date, beh, quei buoni sicuramente non gli potevano essere rimborsati, e non gli venivano rimborsati se proprio perché sono solo per i generi di prima necessità, e le convenzioni sono stati fatti con quei negozi che vendono quel tipo di prodotto, e verranno rimborsati solo a quelli. Voi mi direte, il tabaccaio disonesto si prendeva i 10 euro di buoni, gli dava le sigarette e poi andava lui a fare la spesa. Beh, ma a questo non c'è rimedio, scusatemi. Lo scandalo è un altro, lo scandalo è che c'è gente di merda che, pur non avendo bisogno e avendo una situazione legale perfettamente in linea, e quindi gli è possibile, e beh, ne approfitta. Ripeto, nei momenti di bisogno c'è sempre spazio per gli approfittatori. Ahimè, purtroppo, non li può cancellare nessuno, perché i sistemi perfetti non esistono. Se non c'è una componente importante, quella della onestà delle persone, e beh, il sistema per il truffaldino, per il, come dire, poco di buono, c'è sempre.